Buonasera, successo questa mattina per lo spettacolo di inaugurazione della mostra Bambini senza età, che ha visto sfilare al teatro Carani 12 abiti realizzati da Angela Giunta, riproducenti quelli dei bambini delle casate nobiliari italiane ed europee dal 1500 al 1800. Oltre agli abiti storici, hanno sfilato anche 12 abiti moderni, frutto del lavoro di attualizzazione della stilista Giada Galavotti. La mostra rimarrà aperta in forma statica fino a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 19. Ecco le interviste ai protagonisti. Un grande successo per la mostra evento di presentazione del progetto Bambini senza età se lo aspettava. No, assolutamente, anche perché sono partita con molte paure e nel procedere del lavoro, appena procedere del lavoro, piano piano, queste paure le ho accantonate. Ma oggi è stata terribile, cioè, avevo le fibrillazioni, avevo fibrillazioni, perché dico, chissà come entrare, insomma, però sono contenta, adesso sono molto contenta. Un grande riscontro anche dal pubblico, tanti bambini in platea, tanti applausi. Ma la festa era proprio per loro, perché anche loro devono conoscere i loro avi e la loro storia, quindi aveva già un progetto didattico fin dall'inizio questa, questa mostra qui. E lo spettacolo al Carani è solo la prima di un grande progetto che porterete in giro per l'Italia. Nei prossimi giorni ci sarà la mostra qui a Sassuolo, poi chissà. Mi auguro veramente che vadano molto lontano. Perché bisogna far conoscere anche all'estero la storia di questi bimbi. E quindi eh, va bene così, speriamo che, che vadano il più lontano possibile. Il progetto si è avvalso anche della preziosa collaborazione di un'esperta di costumi antichi. Come è, com è, com è nato il progetto e cosa ti ha portato? E il progetto è nato perché Angela sapeva che io mi stavo laureando in storia dell'arte e quindi ha detto perché non, non approfitti curando tu la parte storica. Poi sa anche che io sono un'appassionata di, di costume, di storia del costume e quindi niente è stato poi facile il binomio. No? E niente, ho iniziato a viaggiare, a andare a vedere personalmente quadri, almeno quelli possibili che erano ad esempio negli ultimi. Uffizio o in altre gallerie a documentarmi, a leggere più, più libri possibili sul personaggio. E dopo ho fatto una, oltre alla scheda biografica, proprio analizzare la, come si era evoluto il costume in base anche alla situazione politica, perché storia del costume e situazione politica era, erano legate all'epoca. Isidora, com'è nata la collaborazione tra la scuola di danza e questo progetto? Allora, è nata in questo modo. Alfonso, che è una persona entusiasta e crede nei suoi progetti, ci ha coinvolte eh, qualche mese fa eh, raccontandoci di quella che voleva essere insomma, la sua, il suo progetto, il suo percorso con questi costumi, con, con la cultura e la storia, e ci siamo lasciate contagiare sia io che, che Sabina da questa idea così molto. Eh, molto bella, molto... che coinvolgeva insomma, anche mh, una parte della nostra scuola che è spesso è volentieri, insomma, che sono i bambini e, mh, niente, Alfonso è venuto a trovarci a scuola come spesso fa e ci ha appunto dato la possibilità di, di portare in scena i nostri ragazzini. Ci ha esposto il progetto, ci ha fatto vedere i costumi, la realizzazione curata nel dettaglio, sia dei costumi d'epoca che quelli poi attualizzati, i vestiti moderni e ci ha concesso la possibilità di far sfilare i nostri ragazzi. E con questi abiti realizzati in modo impeccabile per i bambini, quindi è stata un'esperienza anche per loro nuova. È il 43enne Ivano Piccinini il candidato sindaco della lista civica con anch'io Sassuolo. Piccinini, fondatore dell'associazione omonima nel 2007, era stato il candidato anche alle scorse amministrative. Ringrazio per il sostegno, ha detto, tutti coloro che hanno votato alle nostre primarie. Siamo pronti a cambiare questa città. La lista civica Sassuolo 2020 ha avviato lo studio di un piano per il centro storico. Tra le proposte di Giorgio Barbieri e Luca Cuoghi, responsabile dell'iniziativa, quella di modificare la disposizione dei parcheggi di Piazza Martiri, guadagnando circa 40 stalli e quella di adibire a parcheggio l'area dell'ex ospedale, garantendo al centro storico 120 posti auto in più. Futuro un po' più certo per l'area dove sorge l'ex discoteca Goya. L'amministrazione sta infatti valutando la proposta di un privato che, dopo l'abbattimento dello storico locale, costruirà alcuni villette a basso impatto paesaggistico ed ambientale. In cambio, il comune otterrebbe gratuitamente un edificio rurale e 131.000 metri di terreno, sui quali sorgeranno un parco e una pista ciclabile. Passiamo allo sport. Allenamento pomeridiano per il Sassuolo Calcio reduce dall'importante vittoria di Bergamo e in fase di preparazione per l'anticipo di sabato contro il Cagliari. Ieri intanto il Nero Verde Francesco Cerbi ha ricevuto in Campidoglio il premio Angeli dello Sport. Probabile un suo rientro in campo già fine aprile, dopo la dura lotta contro la malattia. Grazie per essere stati con noi, per oggi è tutto, arrivederci a domani.